Grazie, vedrò di essere rapido perché un sabato di lavoro per tanti, di vacanza spero per altrettanti. Due ragionamenti, non comizi, poi qua ci sono persone adulte, ognuno si informa e ragiona con la sua testa e questo dovrebbe valere per tutto, anche per la propria salute. Io mi sono vaccinato ieri non perché sono obbligato a farlo, ma perché ho scelto di farlo, ma nessuno deve essere obbligato a farlo contro la sua volontà, men che meno i bambini e i ragazzi. E ci metterò l'anima e ci stiamo lavorando perché a settembre tutti i bimbi e i ragazzi possano andare a scuola in presenza senza nessuno escluso. Non ci sono studenti di serie B, insegnanti di serie B, mamme e papà di serie B. Quindi a me quando si parla di multe, divieti, obblighi, liste di proscrizione non piace. Quindi io spero che sia una stagione estiva di salute ma di lavoro. E se qualcuno ha preso baristi, pizzaioli e camerieri per poliziotti e carabinieri ha sbagliato a capire, perché bisogna essere prudenti, ma non si può morire di paura e di chiusura. Quindi viva Rimini, viva la Romagna, viva la libertà, viva la salute, ma viva il lavoro, viva il lavoro, perché senza lavoro la gente muore, senza lavoro non c'è dignità. E a proposito, me l'hanno confermato anche due persone che mi hanno fermato, l'ho detto al presidente Draghi, finita la stagione bisogna anche andare a rivedere il reddito di cittadinanza perché sta devastando l'intero settore produttivo italiano, invece di aiutare a lavorare aiuta a stare a casa. Altro che legge Fornero, qualcuno si è preso la Fornero come consulente, vi do la mia parola che sono orgoglioso di aver restituito la vita a milioni di italiani con quota 100, non si tornerà mai alla legge Fornero, diritto al lavoro, diritto alla vita e diritto alla pensione. Poi, oh regà, poi siamo in un governo, attenzione, ben strano, con PD e 5 Stelle, eh? Quindi è una battaglia quotidiana. Perché la signora all'inizio mi fa, ma dovete fermarli tutti, dovete bloccarli tutti, dovete cambiare. Ragazzi, mettetevi al nostro posto in Parlamento con PD e 5 Stelle, ogni mattina che il buon Dio ci regala c'è Letta che si alza e si inventa una tassa. Quindi no, è la tassa di successione, è la patrimoniale, è la tassa sulla casa, è la tassa sui negozi. Quindi noi siamo lì a parare colpi, ogni tanto ce la facciamo, ogni tanto no. Ci siamo riusciti, ad esempio, nonostante il PD, a rimandare le cartelle di Equitalia all'autunno, perché non si può massacrare la gente con Equitalia e le cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate. L'obiettivo era rateizzare, rottamare, rinviare. E quindi vediamo di mettercela tutta sulla salute. Sulla salute la scienza dice che sopra una certa età è sacrosanto mettersi in sicurezza e quindi bisogna non obbligare ma consigliare a queste persone di mettersi in sicurezza, però non si può rovinare la vita a 30 milioni di italiani nel pieno del luglio. Quindi io ringrazio, anzi fate un applauso ai commercianti riminesi, agli imprenditori, ai ristoratori, agli albergatori romagnoli, hanno tenuto duro per un anno e mezzo. Adesso ieri ero a Fano dove ci sono tanti ragazzi che chiedono solo di divertirsi. E a un certo punto ti arrivano le forze dell'ordine a contare quanti sono a bersi un caffè nel locale. Io mi domando chi ce l'abbia coi giovani. Se c'è il Green Pass, perché tener chiuse le discoteche che sono un luogo di divertimento sicuro e controllato? Tu tieni chiuse le discoteche e il risultato è che premi l'illegalità. C'è casino. C'è qualcuno che non ama i giovani e non ama gli imprenditori in questo paese. E ce la metteremo tutta per garantire il diritto alla salute, ma il diritto alla libertà, perché i nostri figli hanno sofferto più di tanti. La scuola a distanza, la DAD, l'università chiuse. Io voglio crescere in un paese sano, ma libero. Libertà di impresa, libertà di parola, libertà di pensiero, libertà educativa, libertà di cura. Perché abbiamo bloccato il DDL Zan? Ognuno è libero di amare chi vuole. Se in giro per Rimini si amano due ragazzi o due ragazze, sono libero di farlo, viva l'amore e viva la vita, non spetta a me giudicare chi deve amare chi. Ma io non farò mai passare una legge che porta la teoria gender sui bambini, sui banchi di scuola di bimbi di 6 anni, perché sono la mamma e il papà a occuparsi dell'educazione dei loro figli, non lo Stato o qualche associazione, la mamma e il papà. E dico la mamma e il papà perché per me ci sono la mamma e il papà, non il genitore 1, 2 o 32. Quindi ognuno può amare chi vuole, ma io ritengo che
che debba essere altrettanto libero difendere la famiglia, difendere il diritto del bimbo a essere bimbo e della bimba a essere bimba senza robe strane. Quindi ogni vostra firma, e quando abbiamo cominciato a raccogliere firme ci davano dei matti perché ci dicevano: figurati se raccogliete 500.000 firme a luglio e agosto sotto il caldo e con il Covid. In 20 giorni siamo arrivati a 300.000 e noi di firme non ne raccogliamo 500.000, ne raccogliamo 3 milioni. E se PD e 5 Stelle proveranno a fermarci, sarete voi a fare la riforma della giustizia. Quindi, e soprattutto, come tutti gli altri lavoratori, se il barista sbaglia a fare il cappuccino, paga e te lo rifà. Se il pizzaiolo sbaglia, paga. Se il medico sbaglia, paga. Il dentista, l'avvocato, il camionista, l'insegnante. Qualunque lavoratrice o lavoratore, se sbaglia, può capitare durante il lavoro, paga di tasca sua. Se il pizzaiolo ti sbaglia la pizza, te ne rifà un'altra e ce le rimette di tasca sua. Perché solo una categoria di lavoratori in Italia, se sbaglia sulla pelle di un altro italiano, non paga? La vostra firma ci permette di fare una rivoluzione democratica. Anche il giudice, se sbaglia, paga come tutti gli altri cittadini. Perché il giudice ha in mano la libertà. Quante famiglie rovinate, aziende fallite, negozi chiusi, amicizie saltate, 30.000 italiani arrestati negli ultimi anni e poi dopo qualche anno, questi sono dati ufficiali, pacca sulla spalla, mi scusi, abbiamo sbagliato, non era lei. Pacca sulla spalla e intanto ha perso la famiglia, ha perso gli amici, ha perso l'azienda, ha perso la dignità. Quindi è questo. Noi non promettiamo miracoli, ma il fatto che siate così tanti un sabato mattina di luglio in questa piazza del mercato mi dice che siamo sulla strada giusta. Ce li abbiamo contro quasi tutti, perché se uno accende la televisione, Rai, La 7, Mediaset, se non ci sono 18 esponenti di sinistra a condannare la Lega e Salvini non sono contenti, io gli lascio la televisione e mi tengo ben stretti voi. Bravo! Mi tengo la vita vera, i cittadini veri. Pensate a Voghera, quello che è successo a Voghera. Ora, ogni vita perduta è una sconfitta, quindi ogni morte merita preghiera, silenzio e riflessione. Però un conto è l'aggressore, un conto è l'aggredito. Io dico che se a Voghera quel signore che purtroppo è morto fosse stato espulso dopo i reati che aveva commesso, come doveva essere espulso, oggi piangeremmo una vittima di meno. Solo in Italia poi spacciare droga, e chiedono, e c'era ragione la signora all'inizio del mercato, Salvini, però dateci una mano, perché il governo chiede il Green Pass ai cittadini italiani, intanto a Lampedusa ne sbarcano a migliaia senza nessun limite, senza nessuna regola, senza nessun controllo. A lei chi è che gli chiede il Green Pass? A Zaludi, il Black Pass. Vabbè, io il mio l'ho fatto con orgoglio e ho guadagnato l'affetto e la fiducia di tanti italiani e anche 5-6 processi. A proposito di tutto, il 15 settembre io sono nell'aula bunker di Palermo, quello dove facevano i processi a Totò Riina, e fa un'impressione sedere. Io spero che molti di voi non siano mai stati in un tribunale da imputati. Vi devo dire che fa una certa impressione arrivare a 48 anni e sedersi sul banco degli accusati col tuo avvocato di fianco, col giudice là davanti che ti legge i tuoi reati. E cazzo, mi hanno letto i miei reati, non mi riconoscevo, dicevo, ma sono io quello che ho fatto ste robe? Sequestro di persona aggravato, continuato, abuso d'ufficio, chi più ne ha più ne metta, se mi condannano sono 15 anni, cioè se uno spaccia mezzo chilo di droga stasera sul lungomare di Rimini al massimo si fa 12 ore di galera e poi domani ancora fuori a spacciare, 15 anni, però vi dico che io in quel tribunale il 15 settembre ci vado con orgoglio e a testa alta perché ho difeso il mio paese. E se questo mi costerà qualcosa, mi costerà qualcosa. Amen. Quindi, male non fare, paura non avere. Quindi, come potete darci una mano voi? Ognuno nel vostro piccolo è un mattone della nuova casa che stiamo costruendo. Quindi, la firma che ci state dando oggi, perdendo un quarto d'ora del vostro sabato facendo un po' di fila. Oggi pomeriggio in spiaggia con i vostri vicini d'ombrellone. Perché per questi referendum, ricordatelo, non si può firmare solo oggi, quando trovate gli amici stasera
al ristorante e gli dite oggi ero in piazza da Salvini, ah cacchio io non ce l'ho fatta, non posso più. No, si può firmare in tutti i comuni italiani fino alla fine di agosto, quindi tutto luglio e tutto agosto a Milano, a Bolzano, a Riccione o a Taranto. Si può andare in comune dal lunedì al martedì al mercoledì a firmare, non solo nelle piazze. E se le firme invece di 1 milione saranno 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni, per quelli di sinistra sarà più difficile fermare, perché la sinistra ha sempre bloccato ogni volta la riforma della giustizia, perché loro da 50 anni fanno un calcolo: se noi perdiamo le elezioni col voto dei cittadini, poi proviamo a vincere in tribunali con i processi dei giudici di sinistra. Basta, siamo in democrazia e chi vince deve governare questo paese. Questo è. Poi se uno governa bene va avanti, se uno governa male non lo rivotano. Noi in un anno abbiamo promesso quota 100, l'abbiamo fatta, la flat tax per le partite IVA l'abbiamo fatta, la legge sulla legittima difesa l'abbiamo fatta, il codice rosso per la difesa delle donne maltrattate l'abbiamo fatta, sull'immigrazione abbiamo dimostrato che volere è potere, perché noi in Romagna quest'anno abbiamo bisogno dei turisti che pagano, non dei turisti che sbarcano e vengono mantenuti in Romagna a spese dei romagnoli. L'abbiamo già dato. In bocca al lupo, quindi cosa potete fare? Parlare, ragionare, sorridere, sempre con prudenza, mi raccomando. Occhio, se poi qualcuno vuole fare una foto dopo, senza assembramenti, che sennò domani Speranza mette la zona rossa a Rimini, quindi con calma, senza spingere, io mi fermo, è questo, io devo dire che arrivo subito, poi mi fermo da te e mi permetti di ricordare una cosa, perché ovviamente noi siamo qua a parlare delle cose che interessano soprattutto le tasse, la giustizia, la burocrazia da tagliare, i figli che hanno diritto di andare a scuola. Pensate che c'era qualcuno che sta provando e ci riproveranno a mettere il Green Pass, quindi il divieto di salire sul treno, sull'autobus, sull'aereo, è il divieto di entrare in negozio, il divieto di andare al supermercato. Ragazzi, non scherziamo, quindi la tutela della salute sì, ma senza rinchiudere in casa mezza Italia. Però vi devo dire che, e chiudo, il ministro di cui, non dico di cui sono più orgoglioso, però il ministero che abbiamo chiesto più forza a Draghi è stato quello che si occupa di disabilità, perché io non voglio italiani di serie B, e devo dire che in pochi mesi abbiamo riconosciuto la lingua dei segni per aiutare i sordi e i bimbi sordi ad avere i diritti che hanno tutti gli altri. Stiamo lavorando su un tema devastante che è l'autismo, che entra in milioni di case italiane e le famiglie sono lasciate da sole. E la psichiatria, ragazzi, c'è un'estate in cui rischiano di succedere di tutti i colori, perché lo Stato ha chiuso le strutture per curare i malati psichiatrici e tutto a carico delle famiglie. Ecco, se lo Stato esiste deve fare lo Stato e deve curare coloro che hanno bisogno. Quindi noi abbiamo tanti difetti, tanti limiti, sono qua con le braghe corte e la maglietta, però per me l'Italia e gli italiani vengono prima di tutto e di tutti. Buona vita, viva Rimini, viva la Romagna, buona fortuna e buona estate a tutti voi, da uomini sani ma liberi, viva la libertà, sempre e comunque. Grazie di cuore.